Ho parlato via radio con il capo della gente del treno. C'è molta carne a fuoco. Innanzitutto, il loro capo è... Udite, udite, niente meno che un colonnello. E non è in vita turistica, no. Gli è stata assegnata una missione dal comando supremo. È stato un comando sui dettagli. Ha detto che si tratta di una missione semplice. Pensate che sia... Sbagliate di grosso! Sapete da dove viene questo fantomatico colonnello? Direttamente da Mosca! Tu si diverte. Era da un bel po' che non ridevo così tanto, ma non è ancora. Ah, vedi, vedi, sì, qua si può riposare tra zolle proprio. La nostra acqua, vediamo se c'è un posto dove si crafta. Poter passare indisturbato. Io aspetterei il giorno. La notte non mi fa impazzire. Il comando supremo ti ricompenserà per il seguito. Era da parecchio che non sentivo un simile mucchio di stronzate. Solo un po' di lux. Forse me la sono persa sotto, vediamo un po'. Magari me la sono persa giù la cosa, la workbench. Mi porterà un buffone del treno vivo, diventerà ricco. Non vedo l'ora di ricevere un bell'ospite da Mosca. Niente workbench, cioè. Aspettiamo la mattina. È tutto per tutti, bella Baru. Guardate, si sta svegliando. Oh mamma. Stai calmo, non abbiamo intenzione di farti del male. Se avessimo voluto ucciderti, ti saresti svegliato morto. Ci puoi effetto. Giurare. Sì, cazzo! Quindi non preoccuparti. Sol vuole farti una proposta, quindi ascolta. Ci incontriamo di nuovo. Sei dimenticato quando mi hai messo KO quella volta? Sì, da una coltellata in bocca a Saul dritto per dritto. Io me lo ricordo di certo. Mi fa ancora male la testa. Mi ricordo anche quando non mi hai ucciso quando potevi farlo. Quindi, eccoci qua. Otto pallottole nel tamburo. Mi è costata 2 tonnellate d'acqua. Quindi, trattala bene. Ma basta con le chiacchiere. Ma da dove? Parliamo d'affari. Forse ti chiederai perché ti ho assalito quella volta. Conosci il barone? Beh, in pratica ce l'avevo su un piatto d'argento. Ho passato 5 anni a leccargli il culo e a strapazzare gli abitanti del posto per... Ok, leva di mezzo quell'arma, te lo chiedo gentilmente. Ok, ok. Adesso si ragiona. Ma che cosa stavo dicendo? Ah, sì. Ho passato 5 anni. Hai fatto bene, che cosa stavo dicendo e poi riprendo. A strapazzare gli abitanti del posto per lui. Mi sono anche guadagnato il suo furgone personalizzato. Ah, non preoccuparti. Lo puoi tenere. O anche altre auto. Comunque, per farla breve, ero riuscito a sguinzagliargli addosso quella pazza. Avrebbe dovuto farlo fuori, e io avevo già preparato tutto. Avrei preso il suo posto. E invece? E in quel momento siete arrivati voi, con il treno e tutto quanto. Il barone, nella sua paranoia, ha subito deciso che eravate una nuova banda venuta da ovest per uccidere proprio... Altro c'è del fumo là in fondo. E tutti i miei piani sono finiti nel cesso. Eccolo poi il porte faro bloccate, gigantesco. Guardie triplicate, insomma, il pacchetto completo. Quella Jule ha perso l'occasione di arrivargli abbastanza vicino. Ci siamo passati vicini, però mi sa che sta sull'isolotto. Ma tutto sommato, forse adesso è anche meglio. Ma che te ridi, Asaul. Inoltre, avete aiutato quella Jule al faro e liberato gli schiavi dai lavori di smantellamento della nave. Non preoccuparti. Ne abbiamo ripresi molti ormai. Comunque, è stato un bel diversivo.
Adesso il barone è sicuro che vogliate colpire anche il suo business. Senti, sarò sincero. Né a te né a me interessa che il barone resti vivo. Quindi io dico di farlo fuori una volta per tutte. Sembri all'altezza del compito. Mi ricordo ancora la batosta che mi hai dato. Considera l'arma e il furgone un pagamento anticipato. Se togli di mezzo il barone, mi assicurerò che nessuno dei ragazzi ti dia davvero la caccia. Così saremo pari. Se non ci riesci, non me ne frega niente. Sarò quello che ha salvato il barone dalla nuova banda venuta ad ucciderlo. E lui mi darà la corona con le sue stesse mani. Quindi pensaci, hai ancora tempo. Ma alla fine sono quattro scemi, potrei tranquillamente ammazzarli tutti in mezzo secondo, penso. Però vabbè, salve, io me ne vado. Salve Salvino, ragazzi. Uno era di qua, che ce ne andiamo. Arrivederci, arrivederci. Ehi, te ne vai già? No, vuoi che rimango? Vuoi parlare ancora? Ehi, te ne vai già? Ma è matto? Ti devo dire di sì, che devo fare? Ti devo dare la mano? Che vuoi? Me ne vado già, ragazzi. Ehi, te ne vai già? Eh già. Sarebbe divertente adesso iniziano a sparare a buffo. Ok. Non mi piace neanche un po' quel Saul, ma penso che avremo altri momenti per fargli un buco in testa se la cosa... è. Sai che faceva sti versi mostruosi? Ma che cos'è? Wow. Ok, vabbè. Brividi. Sono dei bambacioni, ecco chi è. E vieni, vieni. In linea retta verso di me. Così. No, no, linea retta, linea retta, Paoletto. Benissimo. Oh. Ho detto linea retta. Che cozza da un corpo. Mica scappi col mio coltello in corpo tu, eh. Beh. Questo era mio. Ah, vediamo se ce ne sono. Credo che sia. Sembrerebbe la parte inferiore di una persona quella. Via. Questi uccelletti pure, questi rompono parecchio le palle. E là. Ragni. I ragni sono forse la cosa che mi fa assolutamente più schifo di tutte. Nella storia delle cose che fanno schifo. E... In metro non sono da meno comunque sia a livello di schifezza. Beh, vediamo quest'altro casalino di qua e poi ci mobilitiamo per andare in avanti. Vieni,
Vieni, devo farti vedere delle cose. Ah, ma è Anna questa. Questa polvere sarà la mia fine. Facci vedere un po', bella. Guarda che sorrisino, fa vedere. Aspetta Anna, però vado prima a vedere sopra. Guarda che bel rifugio, neanche a Mosca avevo tutto questo lusso. Però questo posto è troppo caldo. Ho paura di collassare come Stefano. In ogni caso, c'è una zipline. Buonissimo. Ci vede un po' Anna. Quindi abbiamo un rifugietto qui, una casettina, benissimo. Vedi quella gru al pontile? C'è qualcuno nella cabina. Non riesco a vederlo benissimo, ma credo che mi abbia vista quando sono arrivata. Sarebbe un posto perfetto per tenere d'occhio la nostra base. Potresti occupartene. Guarda quella nave fatta a pezzi. La vedi? È stata smantellata con parecchia cura. Ho visto arrivare dei camion con delle gabbie. Credo sia lì che i banditi tengono i prigionieri. Ok. Questo posto di qua? Quell'edificio laggiù, oltre il porto. Credo sia la torre di controllo della pista di atterraggio, ma non sono sicura. Ad ogni modo dovrebbe contenere un bel po' di roba interessante. Oltre il porto. Qualcosa potrebbe tornarci utile. Hello? Dov'è che sta oltre il porto? Ah, quello forse. Vedo che hai le mappe. Tu ed Amir avete fatto un buon lavoro. Sì, mi sa che è quello, però non me lo fa vedere. Io tengo d'occhio le piattaforme. Tu decidi la tua prossima mossa. Merda, come vorrei farmi una doccia per lavare via tutta questa sabbia. Speriamo di andarcene presto da qui. Se vai al porto, sul tetto c'è un cavo per scivolare giù. Bene. Ma io però prima sarei tornato volentieri indietro a vedere quei due punti point of interest che stanno dietro. Solo che mi sa bisogna fare un bel giro per andare là. Perché mi sa che il ponticino. O se no me la faccio a piedi e ciccio. Potrebbe essere un'altra soluzione. Facciamo un bel save game e andiamo a piedi. Va tanto da questa parte dobbiamo andare. Sì, non dovrebbe essere troppo lontano. Ok, never mind. Se cadi qua esplodi, benissimo. Dicevamo, cerchiamo di capire un attimo che giro bisogna fare per scendere da qua. Ah, me la devo fare in retromarcia lì, vabbè, sciallo. No problem. Facciamo un pezzettino di retro e risolviamo. Ascoltate tutti, Arda e il barone. Bene, solo poche parole sul canyon vicino alla sorgente, dove dei selvaggi senza padrone hanno attaccato i nostri. Ivan, cercato la mia parola, è solo cartegenica per te. È stato si un bene. Può fare manovra, bravissimo. Cazzo, senza che noi non so neanche che è successo. Avreste dovuto fare un raccolto prima che diventassero rabbiosi. E ora che cosa abbiamo? Selvaggi che attaccano i dei del fuoco! E questo significa sterminio! Parola mia! È tutto per tutti! Il barone ha parlato! Pensando, è completamente scomparso dopo mezzo secondo, perché siamo sul luogo del delitto. Vediamo un po'. Ci sono un po' di paperinis. Un bel po'. Ah no, è qua. Sembra bello infestato qua, ce ne stanno un po' a destra, un po' a sinistra. Un po' da tutti i pizzi. Guarda lì quanti ce ne stanno di paperini. Yeah.
bastardi, eh. Dove scappi? Balordino. Capirei, ho sprecato una marea di coltelli qua. Ma proprio una cifra. Troppi, 3. E beh, comunque, che dovrei trovare io qua di interessante? Una ma che è sto posto? Cosa dovrebbe avere di interessante questo maledetto posto? Arrivano pure quest'altri, perché non è che bastava così facile facile la faccenda. Tra l'altro non è che mi sia servita una mazza questo. Vieni, vieni. Allora, dicevamo, questo posto non è che ci è servita una mazza, perché qui non c'è niente a parte qualche personcina decomposta brutta. Questo ce l'aveva un po' di loot. Poca roba, però. Vabbè, quindi questo era tipo un vieni qui e pulisci, basta. Vabbè. Spreco di tempo e munizioni. Andiamo al prossimo point of interest, sperando che ci sia del loot. Anziché un bel niente di nulla. Accetto il mapperino. Ok, dobbiamo tirare dritto e basta. Ci ha preso fuoco male male. No, 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 no. Ragazzi, ci stanno distruggendo. Ma di che cazzaccio di materiale è fatto quell'uomo? Gli ho sparato 150 volte addosso. C'è un bastardo, speravo di riuscire a ucciderlo, ma devo usare la K da quella distanza, che lo sparapinoli non fa una mazza. Tanto mi sa pure loro usano la K slash fucile da cecchino. E magari potrei rimettere il mirino buono sulla pistola pure. Potrebbe essere una soluzione, niente male. Vaffanculo. Vieni.
Salviamo per sicurezza. Mi dispiace di quello che è morto là dentro. Magari riesco a lootarlo. Vediamo un po'. Sì, morto proprio come uno stronzo. Ammazza che posto miserabile, nulla c'è qui. Non ci hanno lasciato niente questi. Zero cose utili, magari questo libricino, neanche questo libricino. Ah, questo è morto male male. Si è accasciato fatto brutto. Pure lui c'aveva il cannone. Sì. Questo deve fare decisamente male. Ma se sostituisco questo? Non lo so però, perché i colpi della pistola secondo me sono molto più easy da fare. Vabbè, per il momento rimaniamo così. La pistola Checkinhauser con 60 colpi, quant'è? 50 colpi va più che bene. Poi vediamo in futuro, eh. Vediamo in futuro, poi finisce il gameplay, sarebbe divertente. Che non è che è lunghissimo. Ecco, qualcosina ce l'avevate. Vediamo che c'è il ragazzo qua sopra. Questo qui è particolare, questo lì è brutto. Niente, c'aveva il Checkinhauser pure lui. Ok. Va bene. Possiamo andarcene. Tranquilli però, andiamo a recuperare il macinino. Sacco di roba da esplorare, maledizione. No, ma sai che il gameplay durerà un po' più di 10 ore perché mi piace andare a scoprire le cose. Però se uno rascia mi sa che ci metto proprio poco poco. Me l'hanno un po' annerito il furgoncino, eh. Qua davanti. Facciamo un po' di pinoli da sparare. Beh, se spara pinoli c'ha di buono questo, che puoi andare in giro tranquillo per settimane senza doverti sbattere a pensare che ti servono proiettili e altre cose. Prendi e vai. Una lampadina. Un lettino qua. Benissimo. Possiamo pure riposare allora. Glielo farei aspettare una notte, così almeno aspettiamo che arriva il giorno. Ehi. Ma io qua metto Artyom a dormire. Quello se ne andrà a tempo. Non spreco neanche colpi. Guarda. Vai Artyom, a riposete. Di day. Gente, a cosa ci facciamo qui? Ma veramente? Ma veramente?
LOL. Ma che cazzo è successo? Ho buttato due colpi malissimo. Mannaggia la miseria. Era a livelli dei fantozzi, specialmente il primo. All'amico suo. Ehi, quello stronzo è là! Dov'è questo? Qualcuno! Perfetto, vai. Bam bam, bam. Maledizione. Quanti coltelli c'ho adesso? 5. Oddio, oddio, mi viene ancora da ridere. Mannaggia la miseria, sono proprio scarso a sparare. Devo tipo farmi 100 ore su CS e imparare a sparare. Mi piacciono comunque gli FPS, quelli con la storia sì mi piacciono, però... Ascoltate tutti! Il barone sta per parlare! Ascoltate tutti! Parla il barone! Stiamo per fare un discorso da adulti, signori. Perciò tenete in settaggia dell'università stasera. Ci siamo? Beh, ho saputo che tre carte ha detto in giro che non avrei dovuto bruciare Fradicio, perché era un tipo a posto e che ho dato troppa importanza a una sciocchezza inventata. Da questa parte ti rallentano, scusate, ma gli posso dar fuoco? No, però gli posso rompere. Ho appena giustiziato tre carte. Punto. Se doveva qualcosa, three cards. Non fatevi problemi a esigere un risarcimento in natura da tua moglie. Non rimarrete delusi. Per evitare altri incidenti del genere, meglio mettere decisamente un paio di code, soprattutto gli schiavi. Per i nuovi arrivati. Sapete perché i selvaggi ci obbediscono? Pensate sia perché hanno paura di sarebbe noi. Sarebbe carino trovare la chiave, quello è decisamente più figo rispetto a... Non è una paura. Alla munnezza che c'ho io. No, non c'è nessuno in giro. Chi andrebbe là? E a fare cosa? I selvaggi non si aiuterebbero tra loro. Perché non facciamo fuori? Basta. Perché? Fare un sacco di guai per un pezzo di merda. Allora non capisci. Devi pensare a... Coltelli for the win. C'era un altro dentro, mi sa. Adesso lo freddiamo pure a lui, tanto no problem. Non c'è la mazza. A parte sto cosino che va levato. Zippiti zippiti. Ah, ti dà pure uno di... C'è stato un nemico. Senti a te! Non puoi andare da nessun'altra parte! Non preoccuparti, non ci credo del male. Il barone ti farà un'offerta che non potrai rifiutare. Cani. Mi spiace, ma... Mi dispiace moltissimo per i cagnetti, ma purtroppo qua bisogna pure difendersi, eh. Povero Ciccio è morto malissimo. Strano che la PETA non abbia già cominciato a rompere la minchia per violenza su animali o cose del genere. Ah, vogliono far scendere lui, ok. Adesso trucidiamo tutti, quindi non troppo. Cos'è stato? Ah, ecco che è stato. Meglio nasconderti! Lo vedo il bastardo! Ma i mortacci sono a colpire. Sono finiti, ne so. Oh no! Oh no 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 no! No 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 no! Cani di merda. Mortacci vostri. Dai che non avevo neanche lootato tutto io, maledizione.
Tu stai. Sottotiro, agganciamolo!